Buongiorno, buongiorno a tutti. Stamattina ancora nel traffico romano, vedete, dalla stazione Tiburtina, dalla sede nazionale della BNL. Guardate che cielo su Roma, guardate che cielo, che cielo. Si sta benissimo a Roma, anzi, ho il maglioncino. Vabbè, voi direte sono esagerato, però stamattina era davvero più fresco, si sta bene, mi ricorda quelle giornate settembrine, ormai va di moda dire quelle di una volta, ma in realtà insomma giornate settembrine fresche, fresche decisamente, dovute appunto a un'irruzione di aria fredda, relativamente fredda, anzi per il periodo piuttosto fredda. Se pensate che in Francia sono stati raggiunti alcuni record per il mese di settembre, le ho postato ieri, Carcassonne, una città del sud-ovest della Francia da cui entra di solito l'aria fredda atlantica per generare anche peggioramenti nel Mediterraneo centrale, e Parigi ha raggiunto 6,4 gradi, che è il valore più basso in settembre dal 1995, quindi non male. Quindi è fresco, in Italia è arrivata più attenuata, ma comunque si sta bene. Di giorno si continua a sentire, ma qui fa caldo, addirittura sono andato a mare. Beh, anch'io vado a mare addirittura a ottobre, ma che vuol dire? Non è perché che si va a mare che si muoia di caldo. Di giorno con un cielo limpido, aria che al mattino è frizzante, ma con completa insolazione e soleggiamento, anzi scusate il termine, usiamo quelli corretti, col soleggiamento e nelle ore centrali si sta bene ovviamente, e al mare anche in zone riparate senza vento si fanno degli ottimi bagni ancora, però siamo sotto media per questo passaggio fresco. Oggi perlomeno dovremmo essere sotto media su tutte le regioni a 850 ectopascal, cioè a 1500 metri nella cosiddetta aria libera, cioè priva di influenze del suolo, della morfologia. È un'astrazione ovviamente, ma si suppone che sia questa quota sia lontana da qualsiasi elemento morfologico, ovviamente non è vero sempre. E quindi siamo sotto media, e quindi si è sotto media in molte città, anche lo vedrete anche oggi. E che cosa succederà nei prossimi giorni? Nei prossimi giorni abbiamo visto che ora c'è pausa al centro-sud, soprattutto è già nuvoloso al nord, e le temperature si torneranno sulla media, ma è in arrivo un intenso peggioramento, intenso perché soprattutto duraturo. Questo perché la perturbazione che arriverà, ma già martedì sera, mercoledì mattina al nord, si isolerà poi in un vortice depressionario, in una goccia fredda ancora una volta incastonata proprio sopra le nostre teste. Di conseguenza sarà maltempo con i mari ancora abbastanza caldi. Siamo a fine settembre, anzi è proprio il periodo autunnale per la genesi di temporali anche di forte intensità, soprattutto nelle aree marittime. Io che sono a Genova, proprio ai primi di ottobre, cioè, a Genova c'è stato il più intenso peggioramento in termini di precipitazioni della storia italiana, con 948 mm registrati il 7 ottobre, se non ricordo male, a Genova Bolzaneto, vicino dove lavoro io. In ogni caso, questo è quanto, questo peggioramento durerà parecchio. La cosa interessante è che c'è queste depressioni che in questo inizio autunno privilegiano il Mediterraneo in luogo dell'Atlantico, come lo scorso anno, gli scorsi anni. Quindi in Atlantico invece si afferma frequentemente un'area di alta pressione che dirotta le perturbazioni verso il Mediterraneo centrale. Quindi questo è un trend molto interessante da valutare se continuerà così. Io nei prossimi giorni, anzi oggi stesso, faccio l'aggiornamento prolungato, che ieri mi avete detto non l'ho fatto, è vero, farò il video diciamo spiegato, ma intanto ascoltate, le cose di questo video sono molto interessanti a mio giudizio. Un abbraccio a tutti da Roma, ciao ciao.